Amiche ed amici di Rete 8, un cordiale buon pomeriggio da Lorenzo Valeriani e soprattutto benvenuti all'appuntamento settimanale, quello del venerdì con Di Pomeriggio, la rubrica prettamente calcistica che va a conoscere i risultati, le sensazioni, le emozioni, le impressioni delle cinque squadre di Serie D abruzzesi che giocano nel girone F, ma come sempre daremo un'occhiata anche alle molisane, amici del Molise confinanti con noi. Ricordiamo che il nostro segnale, quello di Rete 8, si irradia fino ai confinanti amici molisani, quindi daremo uno sguardo anche a quelle squadre, ma nel complesso daremo un'occhiata giustamente a tutto il campionato di Serie D che domenica dopo domenica risulta sempre più avvincente. Siamo arrivati alla giornata numero 12, però prima di iniziare e di aprire una piccola finestra su un argomento che a noi sta molto a cuore, vado a salutare i miei amici ospiti. Un cordiale buon pomeriggio a Roberto Marchione, collega e soprattutto addetto stampa del Notaresco. Ciao Roberto, buon pomeriggio e grazie per esserci ancora una volta. Buon pomeriggio a te Lorenzo e buon pomeriggio a tutti. Un saluto anche al nostro Marco Di Sante, che spesso e volentieri lo vediamo impegnato sulle tribune del Mariani Pavone. Lui è lì vicino, davvero ha il privilegio di poter mangiare a casa, come dico io domenicalmente dagli studi di Rete 8, perché poi in un batter d'occhio si trova lì in tribuna. Ciao Marco, buon pomeriggio, bentornato soprattutto. Buon pomeriggio Lorenzo, buon pomeriggio a Roberto e buon pomeriggio ai telespettatori di Rete 8. È l'ultimo ospite, ma non ovviamente per ordine di importanza, il nostro Nico Centurame, che invece spesso e volentieri il pranzo se lo deve mettere nello zaino perché la nostra redazione lo manda ovunque. Nella scorsa giornata, se non erro, è stato al Riviera delle Palme. Ciao Nico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Roberto e Marco e a tutti i telespettatori. E allora, come dicevo, è giusto, doveroso, è fondamentale aprire una piccola parentesi. Come vedete i nostri volti sono segnati sul volto. Oggi è una giornata importante, il 25 novembre è ovviamente una giornata in cui si lotta, ma lo dobbiamo fare in tutti i giorni dell'anno, contro la violenza sulle donne. Giornata internazionale proprio contro questo male, speriamo curabile da qui a breve tempo, e noi abbiamo voluto, insomma, come tanti altri, segnarci proprio di rosso per mostrare la vicinanza a tutte le donne del mondo, e lo vogliamo fare in una trasmissione prettamente seguita dagli uomini, come sono oggi i nostri tre ospiti, ma siamo noi principalmente. È questo sesso che deve lanciare il messaggio più importante, e noi di pomeriggio, in versione classica, ma soprattutto in quella versione calcistica, dobbiamo dare questo forte segnale. Un'impressione a Roberto Marchione, poi vado anche da Marco e da Nico per poi iniziare la nostra chiacchierata calcistica. Roberto. Sì Lorenzo, innanzitutto, ecco, come dicevo a te fuori onda, il mio magari non sembra proprio un rosso, anche se magari poi le luci lo rendono un po' più scuro. Sì. Purtroppo non avevo nulla di più rosso in casa, però ecco, come dici tu, l'importante è dare il segnale, perlomeno in questa giornata, anche se, come sì, giustamente ribadivi, è un qualcosa che bisogna fare sempre, tutti i giorni, tutte le ore, in tutti gli istanti, perché è un mondo in cui tutti, qualsiasi sesso, dobbiamo essere uguali, e non bisogna privare della libertà e provare violenza sugli altri generi, soprattutto sulle donne, che sono le più colpite da questo fenomeno, e quindi è per loro che lottiamo oggi e dobbiamo lottare sempre. Sì, numeri impressionanti, no? Che in questa settimana sono stati ricordati, ovviamente statistiche impressionanti, statistiche negative. Marco Di Sante, che dobbiamo assolutamente almeno provare ad abbassare fino ad arrivare a quota zero. Quel numero deve
deve corrispondere allo zero assoluto da qui all'eternità, dobbiamo dire, perché davvero sono delle statistiche che fanno male. Sì, sì, Lorenzo, io sono... Sono un figlio, sono un fratello, sono un marito e soprattutto sono un padre di una bimba. E non ci deve essere un 25 novembre, ma deve essere tutti i giorni deve essere 25 novembre, perché non più uno in meno, perché davvero non se ne può più. Sì, sono d'accordo. È una festa che lancia un segnale, quella del 25, anzi è una ricorrenza. È un ricordo per chi non c'è più, purtroppo, per chi sta evidentemente patendo questa manna davvero impressionante. Io ricordo il numero, l'1522, non abbiate paura, non abbiate timore di confidarvi, di denunciare qualsiasi maltrattamento. Io sono contento, lo ripeto ancora una volta, di sfruttare una trasmissione, il nostro canale, che è il primo in Abruzzo, per lanciare ovviamente questo messaggio e anche un pensiero da parte del nostro Nico Centurame. Sì, Lorenzo, ormai avete detto tutto voi, è un numero che deve essere abbassato in Italia, ma soprattutto in tutto il mondo, per far sì che non ci sia più violenza di genere. Soprattutto è molto significativa questa giornata, soprattutto in questo periodo che si stanno giocando i mondiali in Qatar, dei mondiali molto controversi anche in materia di diritti civili, e questo deve essere una giornata per gridare al mondo contro la violenza sulle donne, ma anche per tutti i diritti civili. Sì, sì, sono bravo Nico, che hai fatto, ovviamente hai citato quello che sta succedendo ai mondiali, dove ci sono ovviamente tante manifestazioni contro quello che è un po' il governo catariota, che limita, e di parecchio, forse troppo, anzi senza il forse, quelle che sono le libertà individuali. Era nostro dovere ricordare questa giornata, citarla, anche e soprattutto perché, lo ricordo ancora una volta, abbiamo un pubblico prettamente maschile, deve partire da noi maschietti il primo messaggio, il primo segnale. È appunto il primo comportamento corretto nei confronti di tutti, soprattutto nei confronti delle donne. Allora, ragazzi, partiamo con la nostra rubrica, iniziando a parlare di calcio. Innanzitutto vi faccio vedere i risultati che mostro anche ai nostri amici telespettatori. Si è giocata la giornata numero 12 nel campionato di Serie D Girone F. Eccoli qui i risultati: Albalonga Roma City 0-0, Chieti Porto d'Ascoli 1-2, Montegiorgio Vastese 3-0, Nuova Florida Tolentino 2-2, Notaresco Trastevere 0-2, Pineto Avezzano 1-1, San Benedettese Termoli 3-0, Vasto Girardi Matese 0-0, Senigallia Fano 3-0. La classifica vede il Trastevere ora davanti a tutti a quota 26, segue il Pineto a 25, via via Senigallia 23, Avezzano 19, ritroviamo una abruzzese purtroppo solo a quota 14 ed è il Chieti, poi c'è la Vastese a 13 e il Notaresco a 10 punti, a un solo punto di distacco dal Tolentino. Chiudono Termoli e Roma City. Voglio iniziare stavolta ripartendo da Nico Centurame, che mi darà sicuramente un giudizio sulle abruzzesi. Tre hanno riportato un risultato purtroppo negativo, le due che si sono incrociate nel derby di Pineto hanno ottenuto un punto a testa, quindi un pari. Diciamo che non si sono fatte male, con il vantaggio iniziale del Pineto e poi dell'Avezzano e poi il pari del Pineto. Nico, che giornata è stata per le abruzzesi? Direi negativa almeno al 75%. Che cosa secondo te ha lanciato come messaggio questa giornata numero 12? Ma Lorenzo, io partirei dal derby Pineto-Avezzano, in cui il D'Avezzano era in vantaggio fino
praticamente alla fine il Pineto poi ha beneficiato di un calcio rigore a mio avviso molto, molto dubbio, ma nel primo tempo il direttore di gara non aveva forse fischiato un calcio di rigore abbastanza solare ai danni di Minincleri, un pareggio tutto sommato giusto perché il Pineto ha fatto la partita, l'Avezzano invece è stato molto cinico, alla fine un 1-1 che può far felici mister Scorsini ma anche mister Amaolo, come hanno detto poi nelle interviste. Per quanto riguarda le altre abruzzesi, io credo che il Notaresco non poteva fare di più contro il Trastevere, che ora si è preso anche da vetta, quindi il Pineto ora dovrà darsi da fare per riprendersi quella vetta che aveva conquistato con merito e che solo nella scorsa giornata ha lasciato. Per quanto riguarda la Vastese, mi ha sorpreso un po' il risultato, perché il 3-0 in casa del Monte Giorgio non me lo aspettavo, perché mister Ducagli era riuscito a dare una svolta alla squadra vastese, mentre è arrivato questo 3-0. Vedremo che effetto avrà appunto nelle sorti dei biancorossi. Mentre il Chieti sconfitto in casa dal Porto d'Ascoli, beh, una sconfitta abbastanza pesante, perché con il Porto d'Ascoli si poteva sperare in almeno un punto, ma soprattutto nella vittoria, e ora per mister Chianese il compito difficile di riconquistare la tifoseria invertendo il trend che si è creato: due sconfitte con Trastevere e Porto d'Ascoli, non l'inizio migliore. Assolutamente no. Faccio intervenire Roberto Marchione, che ovviamente avrà da dire soprattutto sulle vicende relative alla giornata numero 12 del suo Notaresco. No, Roberto, un risultato che sulla carta ci poteva stare, ma secondo te, visto che ovviamente eri coinvolto direttamente sul campo, sulle tribune, si poteva fare qualcosa di più? E se c'è stato, quale il segnale positivo del Notaresco malgrado la sconfitta? Ma Lorenzo, più che fare qualcosa di più, probabilmente sarebbe potuto andare meglio per quello che si è fatto, perché comunque, come ha detto anche l'allenatore del Trastevere, il Notaresco ha fatto un'ottima gara e ha messo in difficoltà gli avversari. E purtroppo non è bastato, come al solito è mancato qualcosa lì davanti, non si è riusciti a buttarla dentro, grazie anche a alcuni ottimi interventi del portiere avversario. Manca un rigore, almeno un rigore nettissimo al Notaresco, ecco, forse difficile da vedere per l'arbitro, però chiaramente non ci si può lamentare di questo, perché sappiamo che anche gli arbitri sono umani e possono sbagliare, come sbagliano i giocatori, chiaramente. Poi, come si dice, una domenica a me, una domenica a te, sono cose che succedono a tutti, insomma. Roberto, ti chiedo una mia curiosità. L'hai vista in prima persona, ovviamente, la gara, ed hai visto in prima persona il Trastevere. Hai visto ovviamente tante altre squadre, non solo perché si sono incrociate con il Notaresco, ma anche perché ovviamente per lavoro sei, tra virgolette, costretto a girare su tutti i campi. Mi dai un giudizio su questa squadra? È realmente l'antagonista di un Pineto che per tanti addetti ai lavori forse è la squadra più attrezzata, oppure è una sorta di fuoco di paglia? Il Trastevere, col passare del tempo, pagherà dazio al cospetto di formazioni più attrezzate? Ma no, non credo che sia un fuoco di paglia. Il Trastevere si è dimostrata una squadra forte, diversa dal Pineto e diversa dall'Avezzano. Diciamo che è una squadra molto, molto solida,
che fa della sua presenza in campo, la sua forza, sa essere presente in tutte le zone del campo con sicurezza, con certezza e sa provare a colpire quando c'è bisogno. E in questo diversa dal Pineto che ha delle qualità migliori, ha degli uomini con più qualità, secondo il mio punto di vista, non che siano scarsi quelli del Trastevere, ci mancherebbe altro, ma ha degli uomini con tanta qualità il Pineta, a differenza del Trastevere, e quindi riesce ad andare a mettere in campo questa cosa qua. E l'Avezzano io lo metterei anche a questi livelli, dalla sua l'Avezzano ha molto dinamismo, soprattutto nella fase dalla linea mediana in su, e questa è la forza dell'Avezzano, secondo me. Eh sì, questo è il parere del nostro Roberto Marchione che giustamente sa darci notizie più fresche sullo stato di forma del Trastevere perché ricordiamo ha seguito per noi di Rete 8, ma anche ovviamente come ha detto stampa della società lotariana la gara che si è svolta proprio domenica che ha visto i laziali battere per 2-0 al Savini, il notaresco di De Patre. Marco Di Sante, insomma, ho parlato di Trastevere perché la classifica dice che evidentemente è la formazione che attualmente insieme al Pineto può giocarsi queste chance. È tornata la vittoria alla San Benedettese, è tornato in panca il suo vecchio mister, però ecco, anche per te che hai seguito il derby. È sembrato più un bicchiere mezzo pieno, Marco, o il bicchiere è mezzo vuoto? Nel mezzo non solo la forza del Pineto, dell'Avezzano come difficoltà, ma anche il fatto che mentalmente e non solo si giocava un derby e i derby nascondono sempre delle insidie pericolosissime. Ma Lorenzo, la disamina che ha fatto prima Nico è praticamente perfetta, non c'è, ci sarebbe poco altro da aggiungere a quello che ha detto Nico. Nel post-gara ho visto Mister Scorsini piuttosto, diciamo, soddisfatto della prestazione dei suoi, un po' meno del risultato perché diciamo che probabilmente stava già pregustando un'importantissima vittoria, un'ulteriore importantissima vittoria esterna, perché diciamo che quest'anno le fortune calcistiche dell'Avezzano le sta avendo più lontano dal demarsi che nelle partite casalinghe. Mister Amaulo, dal canto suo, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, non lo so, forse mezzo pieno era soddisfatto della prestazione e di quello convengo anch'io perché probabilmente è stata una delle migliori prestazioni nelle ultime uscite del Pineto, perché il Pineto per lunghi tratti è stato totalmente padrone del gioco e del campo. E un po' meno per il risultato, perché quello che era il punto di forza del Pineto, la difesa che era praticamente impenetrabile per 8 partite consecutive, è stato il punto debole di questa domenica, perché da un infortunio individuale, un singolo, senza buttare la croce addosso al ragazzo, di Lucarini, che si è fatto soffiare la palla da Dos Santos, è arrivato il gol dell'Avezzano nel momento migliore del Pineto, perché anche io in trasmissione, dove tu eri presente, ho detto che il Pineto stava spingendo davvero forte e la sensazione è che il gol potesse arrivare da un momento all'altro. Per quanto riguarda l'episodio del penalty, in presa diretta è parso rigore, poi ho rivisto l'immagine, qualche dubbio ce l'ho, però quello che, come ho detto anche nella telecronaca in diretta, quello che a me è parso strano è che né Zanon, che era lì accanto, né Donatangelo, che è stato l'autore del fallo, hanno protestato più di tanto. Cioè, ti viene fischiato un rigore contro al 90esimo o a ridosso del 90esimo in un derby e Giustamente protesti. Marco, tu affermi che se è dubbio, se è clamoroso, la prima cosa che fai vai a protestare anche rischiando il giallo. L'atteggiamento Sì, del sì, sì. giocatore, ovviamente, o dei giocatori in questo caso, potrebbe confermare la decisione, arbitrale. Tra l'altro, volevo dirti, quando hai accennato alle dichiarazioni di Amaulo, non so se è una scelta, per mantenere un profilo basso e per garantire tranquillità allo spogliatoio.
o se lo fa perché davvero lo pensa, ma spesso e volentieri anche dopo un pareggio, casomai casalingo, una partita sofferta al Mariani Pavone, il mister pare sempre contento, almeno nelle dichiarazioni a mezzo stampa. Poi forse qualche borsone dello spogliatoio vola, però noi possiamo solo confermare quello che dichiara a mezzo stampa, e spesso e volentieri ha detto: no, abbiamo fatto una buona gara, sono contento della prestazione, ovviamente c'è l'avversario. Ecco, secondo te è realmente così o lo fa perché deve mantenere un certo equilibrio tra le mura amiche, quindi all'interno del suo gruppo? Beh, Amaulo è sicuramente uno degli allenatori più esperti della categoria, è un maestro anche nella comunicazione, perché io domenica ero, ma non solo domenica, spesso anche quando viene punzecchiato dai colleghi nel post gara, nelle interviste, lui riesce sempre a mantenere un certo aplomb, riusciva anche nelle prime 4-5 partite in cui diciamo che il Pineto non stava andando molto bene, addirittura si ventilava da qualche parte che ci potesse essere anche un avvicendamento alla guida tecnica. Lui rimaneva sempre piuttosto impassibile, fermo. Comunque obiettivamente le dichiarazioni di domenica nel post gara di Amaulo davvero ha detto la verità, perché è stata una delle prestazioni migliori del Pineto, e considerando anche che dall'altra parte ti trovi comunque una signora squadra, perché l'Avezzano è sì una neopromossa, ma comunque una signora squadra. Marco, ti chiedo un'altra curiosità, anche perché al pari di Roberto tu eri al Mariani Pavone. C'è stata una sorta, non lo voglio chiamare battibecco tra le due società sui social, però ecco, da parte del Pineto forse è stato evidenziato l'errore, il tentennamento di Lucarini in occasione del gol di Dos Santos, mentre dall'altra parte sulla pagina social dell'Avezzano non si davano dei meriti al difensore bianco-azzurro, ma piuttosto i grandissimi meriti di un Avezzano che con Dos Santos è andato lì a rubare il pallone, poi depositato in rete. Ecco, tu stai dalla parte di chi dice colpa di Lucarini, oppure dalla parte di chi dice complimenti a Dos Santos che ha creduto in quell'atteggiamento, in quell'aggressione sul difensore che portava palla? Allora, io sto dalla parte di... mi metto in mezzo, perché allora Dos Santos è un animale d'area di rigore, c'è uno che se gli lasci davvero mezzo metro o mezzo spiraglio ti fa gol in tutte le maniere. Roberto era in tribuna dello stadio Savini quando il Notaresco stava vincendo contro l'Avezzano, e vinceva a mio avviso in maniera del tutto meritata, perché stava giocando davvero meglio il Notaresco, e Dos Santos ha avuto mezza palla, si è girato e ha fatto gol in un fazzoletto di terra. Lucarini è stato, finora ho avuto modo di rivedere diverse partite del Pineto quest'anno, è stato a mio avviso uno dei migliori, se non il migliore insieme a Di Filippo, della difesa del Pineto. Adesso buttare la croce addosso al ragazzo per un infortunio, perché di questo si tratta, mi sembra un attimino troppo. Un po' troppo esagerato forse, però ovviamente facciamoci un concorso di colpa, un concorso di merito, da una parte e dall'altra. È situazione calda, chiedi, perché ovviamente ci si aspettava, oltre al bel gioco, il risultato attenuante sulla prima gara del Chieti a Trastevere. Quella con il Porto d'Ascoli all'Angelini ha evidenziato troppe ombre e pochissime luci, Nico Centurame. Ecco, come l'hai vista, e soprattutto secondo te quale potrebbe essere la medicina migliore per la formazione neroverde che ha ufficializzato Di Prisco, ex Vastese, proprio nelle ultime ore? Secondo me è un innesto importante, ma mi sento anche di dire che forse questo innesto non può bastare per tirare fuori il Chieti da una situazione non solo di classifica, ma anche ambientale e psicologica difficile, Nico. Nico, non ti abbiamo sentito nei primi secondi, sì, se puoi ripetere.
Ma io sono d'accordo con te quando dici che un acquisto non può bastare al Chieti per invertire la rotta. È anche vero che nel mercato di invernale c'è bisogno di qualche movimento, perché la squadra deve ritrovare in particolare il gruppo, la coesione, perché da qui si può riuscire a rimettere un po' in sesto una classifica che ora si è fatta abbastanza brutta. Il Chieti ha 14 punti, ha fatto 14 punti con Cotta, che a mio avviso non era una brutta classifica, anzi, secondo me il Chieti facendo 14 punti con Cotta ha rispettato le attese, quindi io a livello tecnico non avrei non avrei esonerato Cotta, ma è anche vero che dietro alla scelta della proprietà diciamo che c'era forse un rapporto non idilliaco con l'allenatore, quindi quando vengono a mancare questi questa coesione alla fine si rischia di fare brutte figure, quindi io credo che quello che manca al Chieti ora è la serenità, perché è un gruppo secondo me che ha risentito della di tutto del malumore della piazza e di quello che è successo tra allenatore e dirigenza, quindi bisogna ritrovare serenità e coesione. E poi ovviamente qualche acquisto andrà fatto in fase di mercato. Eh sì, assolutamente una situazione ingarbugliata quella del Chieti Calcio. Soprattutto vorrei evidenziare l'assenza sia del mister che della dirigenza al triplice fischio in conferenza stampa, ma sono stati due giocatori che ci hanno messo la faccia, per l'esattezza Di Pietrantonio, capitano, e Salto. Roberto, questo secondo te che tipo di segnale è stato? Io ovviamente mi aspettavo la presenza almeno del mister in conferenza. Che messaggio è arrivato? Non dico l'intenzione di lanciare quel tipo di messaggio, ma secondo te che tipo di messaggio è arrivato a noi addetti, ma soprattutto ai tifosi? Attiva il microfono, Roberto. Eccoci. Dicevo, il messaggio non è semplice. Sicuramente avranno voluto dare un messaggio di non di chiusura verso la stampa, ma di cercare di raccogliersi intorno a se stessi, a Chieti, per cercare di fare quadrato, per evitare, insomma, problemi. Qualche maligno, Roberto, ha detto non sono riusciti nell'arco di pochi minuti a trovare le parole, no? Non so se può essere questo il riassunto di un atteggiamento che sinceramente, lo dico a livello personale, non mi aspettavo. Dopo il cambio in panchina forse la società doveva metterci la faccia, al cospetto di due sconfitte consecutive, anche se la prima, lo ripeto, è piena zeppa di attenuanti per Chianese. Sì, la prima, ma credo anche, cioè, se, dal mio punto di vista, anche la seconda abbia delle attenuanti per Chianese, perché chiaramente in una settimana, in 10 giorni, in meno di 10 giorni non si possono fare miracoli, soprattutto non miracoli perché il Chieti sia una squadra da buttare, perché comunque qualche problematica c'è, come ce l'hanno tutte le squadre, e chiaramente Chianese si è trovato una squadra che però non è la sua squadra, non è la squadra che ha costruito lui in base alle sue necessità, sia di persone che di ruolo, quindi
Io al posto di Chianese sarei andato in conferenza stampa a parlare, a cercare di spiegare, di giustificare, e allo stesso modo sarei andato al posto della dirigenza. Potrebbe essere stata una scelta societaria, quella di non mandare Chianese, mandando due calciatori, forse per responsabilizzarli ancora di più. Benissimo, in campo, avete fatto male, ora metteteci la faccia, andate voi a parlare con la stampa, in palese difficoltà i due ragazzi, e questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio, perché poi giustificare, no, una prestazione negativa al cospetto di una squadra, lo dobbiamo dire, che veniva da un periodo negativo, quindi non era uno stato di forma eccezionale, Roberto, quello del Porto d'Ascoli, che invece ha rialzato la testa proprio su un campo complicato, direi, forse contro una diretta avversaria. Sì, diciamo che secondo me in parte è come dici tu, nel senso che chiaramente è stata una scelta precisa, secondo me il far andare, chiaramente sto parlando in questo momento da giornalista, indipendente, diciamo, perché chiaramente è stata una scelta precisa quella del Chieti, mandare due giocatori, non far andare la dirigenza, ma secondo me, credo non per responsabilizzare i giocatori, per far, tra virgolette, ricadere su di loro la colpa della prestazione, ma semplicemente per mostrare ai tifosi, alla gente, a chi stava seguendo, che il Chieti e la squadra sono i giocatori. E quindi il gruppo c'è, credo che sia stato quello l'intento della dirigenza, insomma. Sicuramente No, non è nel senso stato. non per responsabilizzarsi e responsabilizzare i giocatori, ma per far vedere che Chieti è una squadra Una squadra unita. unita, secondo appunto l'idea di Roberto, è stata fatta questa scelta anche per far vedere che tutti stanno remando verso quella direzione. Un altro scivolone Sì, brutto. anche, scusami Lorenzo, anche perché altrimenti avrebbero fatto un silenzio stampa, non avrebbero mandato nessuno, credo. Sì. Quindi. Noi ovviamente ricordiamo che le nostre porte nella nostra emittente sono sempre aperte. Anzi, ringrazio l'addetto stampa del Chieti, Simone Biancofiore, perché insomma ci organizza spesso e volentieri le ospitate durante la domenica sportiva. Vi posso dire che non in questa domenica, perché il Chieti giocherà fuori casa, ma nella prossima avremo sicuramente un responsabile della società neroverde per scambiare ovviamente con lui in diretta le impressioni che ci stiamo scambiando noi qui a E Di anche Pomeriggio. questo, Lorenzo, è un segnale che la società non vuole fuggire dalle responsabilità, non si vuole nascondere, ed è un passo importante, credo, per la dirigenza chietina. Fondamentale, io credo, sono contro i silenzi stampa in generale, ti dico la verità, ma anzi aggiungo che nel momento in cui la società calcistica, sportiva in generale, vive dei momenti di difficoltà, a maggior ragione deve presentarsi per almeno stabilire un contatto, no? Oltre che con la stampa, proprio con la piazza, per far capire quali potrebbero essere i problemi, e speriamo ovviamente per il Chieti quale potrebbe essere la soluzione. Inserisco anche il nostro Marco Di Sante, perché se non erro ha accennato in apertura a uno scivolone brutto, quello della Vastese, che ha perso 3-0, forse l'unica gara delle quattro con in panchina Lucarelli disputata nel peggiore dei modi dalla formazione biancorossa. Marco. Sì, Lorenzo, volevo un attimino dire la mia sul Sì, scusami, discorso chianese. A mio avviso, poi è un mio pensiero. Marco, scusami, vi do una sorta di indirizzo, Sì, di sì, sì, input, sì. poi siete liberi No, di quello che volete. ti dico solo,
circa 10-12 minuti prima di chiudere questa puntata. No, no, al volo. Io voglio sperare che la società Chieti abbia messo Chianese al riparo da magari qualche domanda scomoda, perché se è vero che Cotta non ha legato molto con la società, però Cotta a mio avviso era molto amato dalla, dalla piazza. E questa è un'altra visuale, un altro punto di vista che voglio sperare che sia per questo motivo. Sì, sì, bravo, hai fatto bene, perché era nei miei pensieri al triplice fischio, no? C'era questa sorta di dibattito interno nella nostra redazione sullo, sul comportamento che avrebbe adottato la, la, la società, però ecco, io personalmente, se non parla Chianese, se non parla la società, avrei evitato la, la, l'esposizione mediatica dei due calciatori, ma evidentemente, come ha detto Roberto, è stato scelto questo atteggiamento anche per mostrare a tutti che la società è una, è compatta, è formata da società, mister e giocatori, hanno voluto dimostrare che il gruppo è compatto. Marco, dicevamo della Vastese, un brutto capitombo, anzi faccio rivedere proprio i risultati, questo 3-0 senza, senza storia, forse è un 3-0 che fa molto rumore, fa, perché una squadra che contro una squadra, il Monte Giorgio, che dopo aver cambiato il proprio mister è stato mandato via De Angelis, insomma due vittorie, ha scalato la classifica. Adesso io non so, non so il nuovo allenatore quanto sia stato bravo a metterci del suo. Io ho avuto modo di vedere il Monte Giorgio qui a Pineto e mi è sembrata una squadra comunque una squadra organizzata che giocava un buon calcio. A Pineto, giocarono abbastanza bene. Poi le individualità del Pineto sono sicuramente più importanti rispetto a quelle del Monte Giorgio. Per quanto riguarda la Vastese, sembrava che dopo l'inizio di Lucarelli aveva, diciamo che aveva probabilmente illuso qualcuno che si potesse passare per una salvezza molto molto più tranquilla, ma evidentemente anche la Vastese, come il Chieti, deve tener conto, deve tenere gli occhi ben aperti in questo mercato invernale e cercare di puntellare questa rosa, perché la salvezza della Vastese non è così scontata come poteva sembrare sia all'inizio e sia dopo, dopo l'avvento di Lucarelli. È stato un 3-0 che, se non erro, Lorenzo, è arrivato nel secondo tempo, perché nella, nella prima frazione, se non mi sbaglio, erano ancora sullo 0-0 e poi sono arrivati questi tre gol, se non mi sbaglio, intorno al 60esimo della prima rete. Dunque, diciamo che per un po' ha tenuto la Vastese, poi purtroppo e questo è un 3-0 che fa rumore contro una diretta concorrente, perché il Monte Giorgio era dietro la Vastese, appunto, sulla classifica erano un punto dietro, adesso si sono, li hanno scavalcati. Sarà dura per Lucarelli, eh sì. Allora io vi faccio rivedere la classifica a beneficio anche dei nostri amici telespettatori, perché vorrei introdurre il penultimo argomento prima di andare a dare un'occhiata a quello che sarà il prossimo turno e dare ovviamente anche una sorta di giudizio su quelle che saranno le gare. Direi la sorpresa in positivo il Senigallia, perché lì a 23 punti ha fatto un mercato non importante, importante ma non importante come quello delle altre. Tra le deluse, oltre alla a San Benedettese, io direi che questo Cinzia Albalonga, riparto da Nico Centurame, che ha impattato con l'ultima della classe, insomma è un risultato clamoroso, con un percorso e a 17 punti e nulla è perduto, però insomma la formazione laziale sicuramente doveva fare di più. Non so se siete d'accordo con questo giudizio, forse di sorprese negative ce ne sono parecchie, però questa del Cinzia Albalonga al pari della Samb forse è quella più eclatante, Nico. Sì, Lorenzo, sono d'accordo con te. San Benedettese e Cinzia Albalonga si aspettavano tutt'altro campionato ai nastri di partenza, ma è anche vero che il Cinzia Albalonga non è comunque lontano
dalla zona playoff, per quanto poi sia difficile vincere i playoff e arrivare in Serie C. Io credo che lì davanti ormai se la giochino Pineto e Trastevere. Credo che le altre non abbiano... alcune hanno perso troppo terreno, come appunto il Cinzia Albalonga, che addirittura ha impattato contro il Roma City, ultima in classifica, e ha relegato anche il Termoli insieme a Roma City, ultima in classifica. Queste sono Samb e Cinzia Albalonga, sono le due squadre che hanno assolutamente deluso di più, ma nella seconda parte di campionato secondo me potremmo aspettarci un altro tipo di campionato, fermo restando che Trastevere e Pineto hanno qualcosa in più. Marco Di Sante, dando per scontata la lieta notizia, quella del Vigor Senigallia, ecco, in 30 secondi qual è la squadra che ha deluso di più per ora dopo 12 turni e perché, se possiamo individuare il motivo, insomma? Beh, il perché probabilmente non sta a me dirlo, perché lo sanno loro. Lo sanno loro, e secondo me non c'è un responsabile o una causa, ma ci sono tanti responsabili e tante con causa. La sorpresa in negativo è sicuramente la San Benedettese. È assolutamente la San Benedettese, e credo che non me ne vogliano gli amici di San Benedetto, ma anche la società ci stia mettendo molto molto del loro per rendere ancora più ingarbugliata, se è possibile, questa situazione, perché allontanare un allenatore, salvo poi richiamarlo dopo 4-5 partite, dopo è molto molto complicata la situazione di San Benedetto. Io ho avuto il piacere di abitare a San Benedetto per un anno, so quanto la piazza sia viscerale, sia molto vicina alla squadra, ma la situazione a San Benedetto è davvero davvero ingarbugliata, anche se a mio avviso 9 punti non sono tantissimi con ancora un mercato, una finestra di mercato per puntellare la squadra. Roberto Marchione, a te insomma la conferma, o se la pensi diversamente, sulla Vigor Senigallia, e qual è la delusa per eccellenza, anche se parliamo di un campionato di Serie D? Sì, la Vigor Senigallia mi sembra un po' dicevo, la Vigor Senigallia mi sembra un po' il Chievo dei bei tempi. Chievo che dava spettacolo, anche il Sassuolo quando l'annata in cui fece benissimo in Serie A. Roberto, possiamo dire che l'anno scorso questo tipo di campionato è stato fatto da un'altra squadra neopromossa e da un'altra squadra marchigiana, e mi riferisco al Porto d'Ascoli. Sì, è stato fatto dal Porto d'Ascoli, probabilmente anche lo stesso Tolentino, forse l'anno scorso non ci si aspettava che arrivasse così, così in alto, anche se comunque aveva una buona squadra il Tolentino. Sì, quindi molto, molto simile il cammino. Invece, per quanto sicuramente cerca di fare il meglio possibile il Senigallia, anche se suppongo, immagino che il loro primo pensiero sia quello di mantenere la categoria, poi certo trovandoci si cercheranno di ottenere il meglio possibile. Per quanto riguarda sono chiaramente comunque un'ottima squadra, perché comunque anche noi l'abbiamo incontrati e posso confermare che sono veramente una squadra ben messa in campo e con buona personalità. La delusione, io concordo con gli altri, quindi dico San Benedettese e Cinzia Albalonga, anche se il cambiato è lungo, come diceva Nico, come diceva Marco, c'è ancora una finestra di mercato, insomma, quindi si potrebbe anche provare a recuperare, anche se lì davanti, quindi dietro a Trastevere, corrono tanto e credo che siano le due favorite principali per la vittoria del campionato. E io in realtà tra le delusioni forse minori
però metterei anche il Nova Florida e anche la Vastese. Ecco, forse da queste due squadre ci si aspettava qualcosa di più. Però la Vastese ovviamente attende, no? Ancora un periodo di assestamento con il nuovo mister, Sì, due chiaramente. sconfitte e due vittorie, in modo alternato proprio per mister Lucarelli. Ultima parte della nostra trasmissione, vi faccio vedere agli amici telespettatori di pomeriggio, versione calcistica, il prossimo turno sarà la giornata numero 13. Avezzano Vasto Girardi, secondo me, è una partita da circoletto rosso, lo sarà anche Fano San Benedettese, ma anche Matese Senigalli, insomma, degli incroci davvero molto interessanti. Turno sulla carta agevole per il Pineto in quel di Tolentino, gara tostissima per la Vastese, e poi c'è questo Roma City. Chieti, poi c'è Termoli Montegiorgio anche qui per cercare un po' di decifrare la forza del Montegiorgio dopo il cambio in panchina e la voglia di rivalsa del Termoli. Trastevere Nuova Florida, non me ne voglia mister Del Grosso, ma credo che sia un risultato quasi scontato. Insomma, ci sono degli incroci davvero davvero accattivanti. Ecco, Roma City Chieti. Ve lo dico espressamente, senza giri di parole, potrebbe essere il dentro o fuori di Chianese? Lo chiedo a Marco Di Sante. Sì, temo proprio di sì, anche perché potrebbe davvero, senza potrebbe, deve essere per forza di cose una vittoria per i Chieti, perché diversamente non oso immaginare quali scenari si possono aprire per la società Chieti, non solo per Chianese, anche per la società, perché una sconfitta o una non vittoria con il fanalino di coda Roma City potrebbe davvero rimettere tutto in discussione, perché Cotta, simpatico o non simpatico, 14 punti l'aveva fatti. Chianese ancora ne deve fare uno. Cioè, nulla contro Chianese, però la partita contro il Roma City è da vincere ad ogni costo. E credo davvero sia così, perché questa è stata una settimana intensa sotto tutti i punti di vista, e soprattutto è stata la seconda settimana di Chianese completa, ovviamente, sulla panchina del Chieti, la piazza e i tifosi, ma io credo anche la dirigenza si aspetta naturalmente una vittoria, altrimenti il viaggio di ritorno, circa 3 ore, diciamo così, potrebbe essere un viaggio tortuoso, non solo sotto l'aspetto chilometrico, ma anche e soprattutto perché secondo me la piazza non reagirebbe sicuramente in modo positivo. Nico, tu cosa pensi sotto questo punto di vista? Se è quella la partita più importante, almeno per le abruzzesi, che potrebbe anche decidere le sorti di un ennesimo cambio in panchina per il Chieti. Il Chieti deve assolutamente vincere contro il Roma City, ma io credo che sia una gara da dentro o fuori, ma non sottovalutare nemmeno Avezzano Vasto Girardi come gara, perché Avezzano ha qualche problema al dei marsi, mentre il Vasto Girardi non vince ormai da un po' di tempo, quindi potrebbe essere una gara anche quella molto equilibrata, in cui la tripla 1x2 potrebbe essere Potrebbe star il bene. prodotto esatto. Sì. Poi vedo anche bene come gara Fano San Benedettese, perché domenica scorsa San Benedettese mi ha dato una buona impressione contro il Termoli, azzannando la partita e poi chiudendola nel secondo tempo con un secco 3-0, quindi vedremo anche da San Benedettese cosa potrà fare contro il Fano, che milita nelle zone alte della classifica. Roberto, notaresco che va a Porto d'Ascoli, insomma, in attesa di mettere mano al portafogli e alla rosa, no? Possiamo dire così, notaresco che ha vissuto ovviamente dei mesi, quelli estivi particolari, perché
non si conosceva ancora la categoria dei rossoblù, e poi in fretta e in furia, a partire dal sindaco fino ad arrivare agli ultimi membri della società, hanno fatto di tutto per mettere su una squadra più che dignitosa. Però non possiamo nascondere che c'è bisogno di qualche innesto. Ecco, Roberto, che gara sarà, e se puoi, se ci sono dei movimenti da qui a breve, se sono partiti almeno dei contatti per fare accasare in terra lotariana nuovi volti, nuovi giocatori. Sì, Lorenzo, come dicevi tu, chiaramente con le varie peripezie estive hanno portato a formare la squadra in ritardo, e inevitabilmente ci sono state delle problematiche poi fisiologiche, diciamo. Si sapeva che si sarebbe partiti cercando di fare il meglio possibile per poi arrivare a dicembre. Ecco, ora dicembre sta arrivando, il direttore si sta muovendo bene, arriveranno sicuramente dei nuovi innesti. Però non ti puoi, però da quello da come ci giri attorno ho capito che non ti puoi sbilanciare, insomma, ecco. No, sicuramente non mi sbilancio, anche perché comunque non ci sono nomi certissimi ancora. Il tuo ruolo è quello di comunicarci le ufficialità, ovviamente, no? Se eri un direttore sportivo, rimanevi qui un'altra mezz'ora e cercavamo di carpirti qualche nome, però il tuo ruolo è un po' più istituzionale, lo possiamo dire. Sì, comunque sia, ecco, possiamo dire che 3-4 nomi arriveranno, si cercherà di rinforzare un po' tutti i reparti, proprio per cercare di far sì di ottenere questa salvezza, che comunque per quanto riguarda il gioco espresso penso che il notaresco meriti. Per quanto riguarda la gara di domenica a Porto d'Ascoli, purtroppo avremo delle defezioni. Innanzitutto vi do un'anteprima che è arrivata proprio durante questa trasmissione, non è stato accolto il ricorso per Sadai per togliere una giornata di squalifica, quindi domenica sarà ancora squalificato Sadai, Squagnamiglio, Bernasconi hanno ancora delle problematiche, così come ce le ha Cuchi, e sarà difficile che staranno della partita, quindi sarà dura, ecco, però sono sicuro che mister De Patre metterà in campo la miglior formazione possibile. Sì, assolutamente, grazie a Roberto Marchione per questa chicca, chiamiamola così, che ci ha dato sul diniego da parte della federazione per la riduzione della squalifica. Il nostro compito ovviamente è anche questo, informarvi in diretta a poche ore dal fischio d'inizio dei match di Serie D sulla situazione, non solo per gli infortunati, ma anche in questo caso per gli squalificati. A Marco Di Sante, e poi davvero chiudo, ho detto in apertura, analizzando il prossimo turno, vita facile per il Pineto, ma insomma ogni partita è complicata, Marco, no? Spero che Amauro non stia ascoltando la trasmissione. No, Amauro si sta allenando, questo te lo posso confermare. Gli ricrescono i capelli, gli ricrescono. No, vita facile. Guarda, devo dire, è talmente una persona tranquilla. Quando ci incrociamo, quando mi incrocia, quando mi vede, il saluto è sempre affettuoso, malgrado qualche critica che parte anche dalla mia voce. Devo dire davvero una persona straordinaria, di ghiaccio, che non si lascia influenzare dai giudizi, va dritto per la sua strada. Io ho detto Tolentino Pineto, secondo me è una partita facile, forse ho esagerato nel giudicarla facile, però insomma, se dovessi giocare il mio classico euro, punterei la mia monetina tutta sul 2, tutta sul Pineto. No, ti confermo le qualità umane di mister Paolo, che è davvero una persona affabile. Per quanto riguarda la partita, sulla carta è una partita ampiamente alla portata del Pineto, ma le partite vanno giocate, dunque nulla è scontato. Poi a maggior ragione quando ti trovi di fronte a una squadra come il Tolentino, che in
perlomeno è in crisi di punti, se non di gioco, daranno sicuramente il 110% per strappare almeno un punto a quella che era la capolista, comunque a una delle battistrade del girone. E secondo me Amaulo memoro anche della prestazione domenica scorsa dell'Avezzano, perché io in fase di conferenza stampa ho chiesto se si aspettava un Avezzano così arroccato sulle sue. Mister Amaulo mi ha detto che era la partita che si aspettava dall'Avezzano, però diciamo che il Tolentino, a differenza dell'Avezzano, non ha davanti Dos Santos e Sissé, e questo potrebbe essere un punto a favore del Pinetro. Sì, completamente, completamente d'accordo. Ultimo giro, 10 secondi a testa, non di più. Dove sarai, Marco, domenica? A casa, domenica a casa. Domenica a casa, quindi turno di riposo. Osserverai, sì, un turno di riposo. Sì. Noi ovviamente saremo in diretta su Diretta Calcio dalle ore 14 circa, o forse anche prima, perché c'è un big match in Serie C, è quello tra Pescara e Catanzaro al Cornacchia di Pescara. Seguiremo con la massima attenzione le sorti dei ragazzi di Mister Colombo, ma ovviamente apriremo come sempre, come ogni domenica, le finestre per conoscere i risultati che si svilupperanno sui campi di Serie D, Girone F, e sui campi di eccellenza. Non so dove sarà impegnato Nico Centurami, tra poco glielo chiedo, ma sicuramente so dove sarà il nostro Roberto Marchione, insomma, nella confinante Marche. Sì, sì, sicuramente sarò al Riviere delle Parme per Porto d'Alto di Natalesco, no? Bene, grazie Roberto. E allora anche Nico Centurame, tu Nico dove sarai? Attiva il microfono appena possibile, eccolo qui. Io sarò al Gran Sasso a Concia dell'Aquila, l'Aquila Capistrello. Ah, questo è un big match importante in eccellenza, una sorta di derby, e se torno indietro nel tempo, forse, forse molto, ma molto virgolettato, il Capistrello l'anno scorso ha tirato un brutto scherzo all'Aquila, che riuscì solo a pareggiare in terra rovetana, se non erro, con Miccichele, ma non vorrei farmi ingannare dalla memoria e dall'età, e poi risultato che rallentò notevolmente il cammino dell'Aquila in eccellenza, poi cammino conclusosi con la vittoria dell'Avezzano. Io ringrazio i miei ospiti, grazie a Nico Centurame, e grazie soprattutto per quel segno rosso che porti sul viso, perché è una giornata importante che dobbiamo ricordare sempre, soprattutto quando parliamo di calcio, soprattutto quando parliamo con e ci incontriamo con tantissimi uomini. Quindi oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, giornata internazionale. Grazie ai miei ospiti che hanno segnato il proprio volto con questo segno rosso. Grazie Nico. Grazie a te Lorenzo, buona serata. Grazie al nostro Roberto Marchione, buon lavoro anche per domenica Roberto, e grazie per esserci stato con il tuo volto segnato da questo baffo rosso. Grazie a te Lorenzo, è un dovere. È un dovere, davvero. E grazie anche a Marco Di Sante, grazie per la sua presenza, grazie a lui per essere stato, per averci messo la faccia con questo segno rosso. L'abbiamo fatto in quattro, e credo sia giusto e doveroso ricordarlo ogni giorno, non solo il 25, vero Marco? Grazie Lorenzo per l'invito, è un piccolo segno rosso, speriamo che serva per smuovere la coscienza di alcune persone. Grazie davvero ai miei ospiti, grazie a Marco Di Sante, grazie a Nico Centurame, grazie a Roberto Marchione, a loro un buon lavoro per questo fine settimana, anche se Marco Di Sante ci ha detto che osserverà un turno di riposo, quindi avrà l'occasione di assaggiare i pasti domenicali con più calma e più tranquillità, a differenza nostra, ma lui ha dato tanto e darà tanto anche nelle prossime settimane. Si conclude qui l'appuntamento del venerdì di pomeriggio, dove parliamo, trattiamo, discutiamo e analizziamo il momento delle squadre abruzzesi e non solo nel girone
F appunto della quarta serie. L'ultimo appello è lo stesso, un segno rosso per combattere contro la violenza sulle donne a livello internazionale. Non abbiate paura di denunciare, il numero è l'1522 di pomeriggio, anche in versione calcistica, resterà sempre vicina alle donne che purtroppo subiscono violenza. Grazie e buon pomeriggio a tutti da Lorenzo Valeriano.